Ciao a tutti ragazzi, buona Pasqua questa volta davvero. Parto sparando la bomba. Ieri sera ne parlavo con un mio amico, era le 9 di sera, quindi la partita libera era finita da pochi minuti e gli ho detto in un audio: guarda, Pirlo quest'anno mangia la colomba perché fra 3 ore risorge Cristo e non c'è più tempo per discuterne. Ma secondo me rischia tanto, come vi avevo già detto ieri sera. Quindi la butto subito lì per farvi capire il livello di importanza delle cose che si diranno all'interno di questo video. Prima di tutto però vi invito a mettere ovviamente un mi piace, un'iscrizione a questo canale, scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione. Se volete monitorare la questione Pirlo, monitorare la Juventus che va a giocarsi quella partita ormai maledetta, poi si etichettata come maledetta con il Napoli, quel rinvio che finalmente giocheremo mercoledì e dove secondo me, ripeto ancora una volta, ci sarà Andrea Pirlo. Ma quella partita lì diventa crocevia della stagione, perché se va male anche quella partita lì, come ho detto ieri sera, io l'esonero di Pirlo, inizio a valutarlo molto, molto attentamente. Voglio mettere subito le cose in chiaro e perdonatemi, però dico gli stronzi. Dico stronzi, userò parole abbastanza pesanti, ma mi sono rotto i coglioni un po' di dover ripetere le stesse cose. C'è una parte di utenza di YouTube, non parlo della mia community perché quella lì, quella parte lì non fa parte della mia community, parlo di utenza di YouTube che o non capisce o fa finta di non capire. Quanti commenti con scritto "ma come non eri quello che difendeva Pirlo" mi sono trovati ieri sera. Che due coglioni. Che due coglioni doversi ritrovare a ripetere sempre le stesse cose. Ma li ripeto ancora. Perché c'è una parte intelligente che ha capito e c'è una parte stupida che non ha capito o finge di non capire. Io non difendo Pirlo. Io non tifo per Pirlo. Io ho una grande stima nei confronti di Andrea Pirlo. Ho un grande rispetto nei confronti di Andrea Pirlo. Voglio che rimanga l'allenatore della Juve perché se Pirlo rimane l'allenatore della Juve le cose vanno bene. Ad oggi esonererei Andrea Pirlo. Perché temo che abbia perso il controllo della squadra. Io non tifo per Andrea Pirlo, come non tifavo per Massimiliano Allegri, come non tifavo per Maurizio Sarri, come non tifavo per Antonio Conte, come non tifavo per Del Neri, non mi ricordo neanche come si chiama, per Gigi Del Neri. Io tifo e tifavo e tiferò sempre per la Juventus e mi farò sempre, sempre i cazzi miei affinché la Juventus vada bene. C'è una parte di utenza che avrebbe voluto esonerare Pirlo il primo giorno e adesso viene a scrivere: io ve l'avevo detto, non siete tifosi della Juventus, perché c'è della gente che si punta sull'idea e tifa la sua cazzo di idea, non tifa la Juventus. Sono già arrabbiato dopo 2 minuti di video. Tifa la sua cazzo di idea. Come avrebbe esonerato Allegri il primo anno, probabilmente subito dopo l'arrivo, l'avrebbe esonerato l'anno dopo quando è partito male, che poi c'è stata quella rincorsa incredibile, avrebbe esonerato il terzo anno, il quarto anno, il quinto anno. Avrebbe esonerato Sarri dopo 5 minuti, avrebbe esonerato Pirlo dopo 5 minuti. Non c'è rispetto del lavoro delle persone. Il lavoro delle persone va rispettato. Le scelte dirigenziali vanno rispettate. Se poi vanno bene si elogiano, se poi vanno male si criticano. Non si può partire, essendo un tifoso della Juventus, dopo 5 partite, dopo 2 partite, dopo una partita, dopo un tempo che c'è un allenatore, a criticarlo. Va analizzato tutto. In questo momento credo che il progetto Pirlo sia di fronte a un grandissimo punto esclamativo che significa fallimento. Per quanto mi riguarda, ad oggi il progetto Pirlo è fallito. È fallito perché si è perso completamente l'andazzo della partita. Quando la Juventus di Allegri vinceva e era brutta nell'idea delle persone che si ricordano solo gli ultimissimi anni della gestione Allegri, si dimenticava che si vinceva. L'anno scorso con Sarri, che ripeto, per me è stata un'annata fallimentare quella dell'anno scorso, e probabilmente lo è anche questa, molto di più di quella dell'anno scorso, si era perso l'approccio, si era perso il gusto di guardarsi la Juve, nei giocatori si era persa anche la voglia probabilmente di giocare a calcio, come si era persa nell'ultimo anno di Allegri. Per quanto io, ancora una volta, rispetti, stimi, elogi Massimiliano Allegri, ripeto ancora una volta, il suo cambio di panchina non è stato errato, perché in quel momento lì si era completamente perso il tutto nella Juventus. Allegri chiedeva la rivoluzione, la Juventus non era disposta a farla, si è allontanato il tecnico. Ad oggi è palese che la rivoluzione fosse la strada migliore per questa Juve, perché già oggi l'abbiamo fatta una rivoluzione l'anno scorso e siamo ancora messi così, quindi probabilmente quella rivoluzione va effettuata ancora una volta. Io ero uno di quelli che diceva non la voglio la rivoluzione, vi ho già spiegato i motivi perché non è possibile, plausibile ad oggi cambiare 5, 6, 7 giocatori più l'allenatore, ma ovviamente dopo Benevento e dopo Torino penso che sia palese che sia obbligatorio fare questo, che abbia detto una minchiata. Ho detto una minchiata, tanto per tornare al discorso del non difendo le mie idee ma tifo la Juventus. Io voglio sempre il meglio della Juventus, quindi se ci sarà bisogno e se più che altro, il mio principio non è se ci sarà bisogno, è ci si riuscirà?
a fare la rivoluzione. Ben venga l'ennesima rivoluzione, ben venga l'ennesimo punto di ripartenza, ben venga l'ultimo, un altro anno zero, ma augurandomi che possa essere l'ultimo, perché veramente stiamo iniziando a cadere nel ridicolo. Iniziamo a cadere nel ridicolo, che anno dopo anno ci dobbiamo trovare qua sempre a dire le stesse cose. Il problema è che tutti gli anni questa Juve parte bene. Questa Juve parte bene perché fa bene. Questa non è partita benissimo, ma fino a 3, 4, 5, 6 settimane fa eravamo lì che dicevamo però se succede questo incastro lo scudetto può essere plausibile. Oggi siamo qua a dirci non andiamo in Champions League. Per quello la partita col Napoli è crocevia della stagione. E ripeto ancora una volta, io stimo, rispetto, voglio un bene della Madonna ad Andrea Pirlo, ma in questo momento non vedo i presupposti per continuare in maniera tranquilla. E sono anche abbastanza sicuro, sapete bene quanto io di solito le percentuali non le faccio, ma in questo momento sono abbastanza sicuro, credo intorno al 90, 95, 99% che la Juventus si stia interrogando se continuare o meno con Andrea Pirlo, non dall'anno prossimo, ma in questa stagione. Perché se tu tra Benevento e Torino, che sono due squadre che lottano per non retrocedere, fai un punto, capisco che ci possa anche stare fare un punto, ma se lo fai in questo modo, come l'abbiamo fatto noi, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va e sono gli stessi cazzo di errori che avevamo a settembre-ottobre. Chiaro che quindi non c'è stata questa evoluzione. L'unica cosa da qua alla fine dell'anno che mi posso augurare in queste 11 partite rimanenti è che dovesse rimanere Andrea Pirlo, la Juventus riesca a trovare la voglia di giocare a calcio, la grinta che la contraddistingueva. Ieri Davom ha detto una cosa molto intelligente. A fine primo tempo i giocatori ridevano. Ridevano. Bentancur rideva. Cazzo ridono? Ma che cazzo ridono? A fine primo tempo col Toro, che dopo due secondi di regalo il gol, ma che cazzo ridono? Ma ci rendiamo conto? Quindi, ripeto, in questo momento, ovviamente, sono uno di quelli che dice ha senso continuare con Andrea Pirlo, perché se continua così, no. E forse già adesso ci dovesse essere l'opportunità di inserire un buon allenatore, non so se come traghettatore, forse come traghettatore sarebbe brutto, ma addirittura un buon allenatore in queste ultime partite, non possiamo non andare in Champions, eh? Quindi queste ultime partite, se rimane Pirlo, bisogna vincerle, e torniamo al famoso discorso degli altri anni, è meglio vincere le partite o fare il bel gioco? No, punti in classifica, punti, perché siamo lontani dal nostro obiettivo che era lo scudetto, lontanissimi dal nostro obiettivo che era lo scudetto, e nella mia testa se la Juventus non vince lo scudetto deve arrivare seconda a pochi punti dalla prima dicendo oh minchia che sfiga non l'abbiamo vinto perché magari questo episodio è stato, no, siamo lontanissimi, non riconto neanche più 10, 13, 20 punti dall'Inter, non lo so neanche più, so solo che siamo dietro l'Atalanta, siamo dietro il Milan, siamo pari al Napoli, se non vinciamo mercoledì è un disastro, e quando dicevo stiamo attenti, perché più che lo scudetto, contiamo quelle dietro, mi ridevano in faccia, me lo ricordo, è passato un mese fa, quando mi chiedevano, ma secondo te la Juve può uscire dalla corsa Champions? La mia risposta è stata sì, mi ridevano in faccia, eccoci qua, conosco i miei polli, li conosco bene, e guardando il calendario, non è un bel calendario. Sono più le squadre che potrebbero toglierci punti che quelle che potrebbero darci punti. Se poi iniziamo a perderli anche col Torino e il Benevento, ne perdiamo 5 tra Torino e Benevento, figurati quando affronti l'Atalanta, il Napoli, l'Inter, il Milan. Ci facciamo delle grassissime risate con i giocatori che ridono. E i giocatori che vanno ai festini e mi dicono ma però dai, ma secondo te non hanno fatto mica niente di male, hanno fatto la cena. Che cazzo di situazione è questa della Juventus? Non ha fatto niente di male. Bentancur ha fatto niente di male, ha riso. Dybala, McKennie e Arturo hanno fatto niente di male, hanno fatto una cena. Irrispettosi nei confronti di quelli che ci mettono la faccia come me e di quelli che ci mettono il cuore come voi. Me e voi. Mancanza di rispetto. Guardate, allora, la partita col Porto è stata la delusione. La partita col Benevento è stata la rabbia, la partita col Torino è stata la presa di coscienza, la consapevolezza che siamo questi qua. E quando magari mi era capitato di pensare che la Juve potesse essere una buona squadra, l'avevo definita grande squadra, era un fuoco di paglia, perché alla fine siamo questi qua.
Siamo stati tutto l'anno una squadra da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, una squadra dalle due facce, una squadra che alternava buonissime prestazioni a una squadra che alternava schifezze disumane. In questo momento, e probabilmente è facile dirlo adesso, e spero di sbagliarmi, spero che non sia così, ma ormai sono dell'idea che sia così, la vera Juve è quella delle schifezze disumane. E poi quando si trasforma fa delle belle partite. Siamo questi, ma torno a dire, come ho già detto nel video di ieri, che per quante colpe io possa riservare a Pirlo, e i primi 10 minuti sono stati dedicati probabilmente solo alla discussione del lavoro dell'allenatore, non è solo colpa di Andrea Pirlo. Non è solo colpa di Andrea Pirlo, perché le colpe di Pirlo sono evidenti. L'impossibilità di dare il cambio marcia, gli stessi errori che si ripercuotono nel tempo, non cambiare mai atteggiamento, i giocatori che fanno anche un po' il cazzo che vogliono, tornando al discorso delle risate e delle cene. Quindi queste, certo, sono cose che vanno curate nella sfera dell'allenatore e sono tutte colpe di Pirlo. Ma se Szczęsny prende il gol sul suo palo, ma se Kulusevski ha deciso che fa il trequartista solo per gli avversari, gli assist serve solo agli altri, ma se Arthur e Bentancur la passano agli altri davanti alla porta, ma se Alexandro si fa saltare da Rincón ogni volta che Rincón lo punta, ma ve lo ricordate il generale Tomás Rincón? Non l'ho mai visto fare un dribbling quando ero alla Juventus. Ieri sembrava Maradona. Alexandro sembravo io, che marcavo Maradona. Ma stiamo scherzando? Queste non sono colpe di Pirlo. Queste sono colpe dei giocatori, clamorosamente colpe dei giocatori. Quindi impariamo a dare le colpe a tutti, non solo a quelli che ci fanno comodo per difendere la nostra idea. Che mi sono anche rotti i coglioni di sentire la gente che difende le proprie idee e non difende la Juventus. E non critica la Juventus quando va criticata. Perché difenderla ok, ma criticarla anche quando va criticata. Oggi è indifendibile la Juventus, come è indifendibile la squadra, come è indifendibile Pirlo, come è indifendibile col Benevento. Odio la Juventus per questo? No. Non sto destabilizzando l'ambiente, sto dicendo le cose come stanno. Perché un'altra cosa che mi dice sempre Davo, e questa me l'ha detta in privato, è che noi, e per noi intendo io, lui, Kinoshi, Colpo Gobbo, Agresti, tutti quelli che lo fanno su YouTube, questa cosa qua, di parlare della squadra, facciamo parte della Juventus. Non siamo tesserati per la Juventus, ma facciamo parte della Juventus. Perché siamo talmente tanto influenti, ed è così, nei confronti dei tifosi, che facciamo parte della Juventus. Non escludo nemmeno che più di una volta i calciatori si siano trovati a vedere i miei video. Non è per tirarmela, e non ho nemmeno la certezza di quello che vi sto dicendo, ma mi sembra palese che questo non sia mai accaduto. Deve essere successo per forza, è impossibile. E sentire magari un giocatore che viene insultato, offeso da queste cose che dico io, che dicono i miei colleghi, è una merda. E sapete bene quanto molte volte io cerchi di essere il più equilibrato possibile nei giudizi, anche per questo motivo qua. Perché lo sono nella vita e perché penso di avere uno status che mi impone determinati atteggiamenti nei confronti di chi c'è dall'altra parte. Atteggiamenti che non sono stati rispettati dai calciatori della Juve quando hanno fatto il festino. Torniamo su quel discorso lì e capite perché sono sempre più imbestialito per questa cosa. Facciamo le pagelle, ma c'è poco da giudicare i giocatori. Signori, che cosa vogliamo giudicare dei giocatori? Siamo partiti bene, ci siamo spenti, abbiamo preso 2 gol e si è ritornati ad attaccare. Questa è la verità, questa è la triste verità. Questa è stata la Juventus e questa è la Juventus da un anno a questa parte. Quindi questa è una grande colpa di Pirlo. Pirlo gli diamo 5, anche quando mi mette dentro Ramsey, 5, forse 4 e mezzo, gli diamo 4 e mezzo. Quando mi mette dentro Ramsey, eravamo in live insieme, facevamo tutti i conti nella mente di come incasellare i giocatori, mi ha detto, finalmente ci prova, cazzo, stiamo perdendo, pareggiando, non mi ricordo neanche in quel momento cosa stessimo facendo, il derby col Toro. La domanda di Agresti in conferenza il giorno di prima era, ma stiamo provando il 4-3-3? Pirlo dice, sì, stiamo provando delle soluzioni diverse con i giocatori che sono rimasti qua. Ramsey lo mette dentro al posto di, non mi ricordo neanche più chi, un esterno. Ah, beh, perfetto, adesso facciamo il 4-3-3 per forza. No, Ramsey esterno, ancora Ramsey esterno. Ma Andrea, ma cosa ci dà Ramsey esterno? Che poraccio fa fatica già quando fa la mezzala, quando fa il trequartista. Ma esterno non ce l'ha il passo da fare l'esterno. E non c'è solo il 4-4-2 nella storia dell'uomo, e non c'è neanche solo il 3-5-2. Ma proviamole un po' tutte. Ma stiamo perdendo, ma fai un 3-4-3, ma buttali tutti davanti, De Ligt fa l'attaccante. Oh, ma bisogna far gol. Ha lasciato altri 2 punti nel derby col Toro. Ma dai, ragazzi. Cioè, io rimango basito di fronte a queste cose, che mi fai il cambio e Ramsey mi fa fare l'esterno.
Perché voglio mantenere il modulo. Manteniamo sto modulo. Che cosa vi devo dire? Manterremo sto modulo. Per me all'inizio dell'anno era una buona idea 4-4-2 vedendo i giocatori che avevamo a disposizione. Però figa, Kulusevski incide come sta penna sulla pietra. Non incide. Cazzo, non incide. Allora forse non è il 4-4-2 il nostro modulo. Szczęsny. Allora, su Szczęsny faccio un discorso più ampio. Perché anche qua mi sono trovati i coglioni che difendi il tuo portierone. Non è un mio amico, non è un mio parente, non vado a letto con Szczęsny. Che cazzo lo devo difendere a fare? Ma stiamo scherzando? Devo difendere Szczęsny secondo voi? Però forse ci dimentichiamo le partite in cui Szczęsny fa i miracoli e ci salva il culo. È sempre quando ci fa più comodo ricordarci le cose. Ieri tremendo, tremendo. Perché il gol che prendiamo all'inizio... Un po' di colpa di Danilo c'è, un po' di colpa di Szczęsny c'è, facciamo una frettata, ognuno ha portato 3 uova e se la sono fatta tra di loro. Secondo, ne ha portate 4 Kulusevski, 2 Szczęsny? 2 Kulusevski, 4 Szczęsny? Io non so come si può suddividere la colpa per la frettata che hanno fatto loro due. Ma Szczęsny è colpevole in entrambi i gol. Ma che cazzo lo difendo a fare? Secondo voi mi metto qua a dire che ci ha salvato il culo perché alla fine ha fatto 2 parate sulle punizioni? Ma stiamo scherzando? Il voto di Szczęsny era 4,5. Ma che, secondo voi mi metto a difendere Szczęsny? Se la mia difesa di Szczęsny è non spenderei 70 milioni per Donnarumma perché c'è Szczęsny, allora sì, difendo Szczęsny. Spendereste 70 milioni di euro per Donnarumma? Ma probabilmente sì, perché non sapete come funziona il mercato, non sapete niente. L'importante per voi è scrivere che devono andare tutti fuori e fare le squadre come cazzo volete voi, che neanche al fantacalcio le riesce a fare, perché comunque si gioca in 8 o in 10. Dai, su. O parliamo di calcio o parliamo del niente. Se vogliamo parlare del niente va bene. Però non commentate i video in cui si parla di calcio. Per cortesia, perché poi mi incazzo, eh. Mi incazzo. Quadrado è sempre quello che ci prova un po' di più, è sempre quello che ci mette un po' più del suo, però anche ieri non impatta, tanti cross, il nostro unico schema è questo qua, il nostro unico schema è Quadrado che crossa, un'altra delle colpe che sono palesi di Andrea Pirlo, non è possibile non approcciare il gioco in un altro modo, non riesco a capire come sia possibile, e quando l'abbiamo approcciato in altri modi, mi viene in mente la partita con la Roma, dove abbiamo vinto, e abbiamo vinto soffrendo, volendo, è stato criticato, perché si giocava di ripartenza. Questi siamo noi, eh. Questi siamo noi, eh. Le partite più solide, dove gli altri non ci hanno mai tirato in porta, e dove abbiamo fatto anche dei gol, sono quelle in cui ci siamo adeguati e abbiamo giocato di ripartenza. Questi siamo noi. Se poi vogliamo continuare a dire che siamo quelli che conducono la partita dall'inizio alla fine, o diciamolo, se ci piace prenderci in giro. Se ci piace essere disonesti intellettualmente con noi stessi, prego, facciamolo. Dobbiamo fare il tiki-taka allora. In quel caso dobbiamo fare il tiki-taka e toccare 200.000 palloni tutte le volte. Se Danilo, che è un terzino, deve essere schierato a centrocampo, vi fa capire che squadra siamo noi. Se è la squadra che palleggia o se è la squadra che difende e riparte. Intendiamoci. Quindi Quadrado 6, è stato uno da sufficienza secondo me, ma non ha impattato così tanto. De Ligt e Chiellini anche loro sono da 6, i due gol che prendiamo non hanno colpa dei difensori, è incredibile sta cosa, quindi vabbè, Chiellini fa anche l'assist, un po' involontario direi, però sono sufficienti entrambi secondo me. Alessandro invece, come dicevo prima, cioè io non riesco a... Cioè, ma l'ha rapito il vero Alessandro, io non lo ricordo il vero Alessandro, quest'anno è tornato il falso Alessandro, cioè, che poi c'ha delle partite in cui si riprende, delle partite in cui torna il falso Alessandro, non lo so, sono sempre più convinto che sia necessario comprare un buon terzino sinistro l'anno prossimo e salutare Alex, perché non penso che ci siano più presupposti per continuare a giocare nella Juventus, e quando vedo la fascia da capitano addirittura sul braccio di Alessandro capisco che forse il declino è iniziato sul serio, credo che sia una partita da 5 secca, cioè, tutte le volte che l'hanno puntato gli sono andati via, non lo so. Poi c'è Kulusevski peggiore in campo per quanto mi riguarda, più di Szczęsny, più di Alessandro, cioè, il fatto di essere recidivo mi dà fastidio. Bernardeschi l'abbiamo crocifisso per quando l'ha fatto con l'Hellas Verona, e l'ha fatto anche meno grave, l'abbiamo crocifisso perché eravamo inizio anno e non pensavi di dover perdere dei punti con l'Hellas, se solo avessi saputo Luca quello che succedeva poi all'interno di quella stannata qua. Kulusevski lo fa 2 volte, con la Lazio poi riusciamo a vincere e ribaltarla, ieri no, però Kulusevski è santo il Signore Dio, santo nostro, mentre una squadra sale, dare una palla
sanguinosa in quel modo lì, ma neanche nei pulcini. Io ieri ho parlato agli amatori, ma neanche nei pulcini. E c'è l'aggravante del voler perseverare questa cosa qua. Io ieri nell'intervallo, quindi pochi istanti prima che tornassero in campo e che ridesse Bentancur e che Kulusevski facesse questo errore, ho parlato di De Ligt, di Chiesa e di Kulusevski. Sono un po' i giocatori più giovani, più iconici di questa Juve, dicendo che i primi due sono pronti perché sono fatti di un'altra pasta. Kulusevski non è pronto perché caratterialmente, purtroppo, lo vedo molto simile a Dybala, un giocatore non pronto, no, non pronto. Io più di non pronto non so cosa dire. Dybala c'ha 29 anni, 28 anni e non è pronto. Kulusevski ne ha 21 e non è pronto. Non è pronto, intendo, per trascinare la Juventus ed essere simbolo della Juventus. Invece Chiesa ed Elite sono giocatori con una pasta diversa. Dybala, per quanto ci abbia sempre fatto tanti gol, ripeto, vedere Dybala capitano è un po' insipida come cosa. Cioè, non, Dybala, il bene che gli voglio, non è un capitano. Lui è più Bonucci, per quanto mi stia sul cazzo che abbia Bonucci la fascia al braccio, ma lui è tanto di più Bonucci, perché caratterialmente sono fatti diversi. Kulusevski oggi non è pronto, non è detto che non lo sia domani, ma oggi non è pronto. Oggi Kulusevski non può essere titolare della Juventus. È inutile che continuiamo a sbatterci la testa. Se poi viene dall'alto l'idea della dirigenza di dire: oh, l'ho pagato 40, col cazzo che non lo fai giocare, ma se lo facciamo giocare fa solo gli assist agli altri, beh ragazzi, è meglio che il prezzo vada giù. Se l'idea è facciamolo giocare perché dobbiamo venderlo e se non gioca il prezzo va giù, che il prezzo vada giù. O che parta dalla panchina e faccia degli spezzoni e basta, perché non è così. Cioè, non è così. Se non è pronto Fagioli, non è pronto neanche Kulusevski. Mettiamoci in testa questa cosa, dato che va tanto di moda a dire che sono i giovani che devono giocare sempre comunque. Se poi i giovani non sono pronti, non è mica giocare i giovani, eh? Costo di far giocare uno più vecchio. Perché torniamo sempre al discorso che è più importante giocare bene o vincere. No, vincere. Vincere, perché se giochi bene, benissimo, poi la classifica la guardi e sei quinto, allora metto i terzini che fanno le ali. Centrocampisti solo di qualità e poi mi chiedo cosa sei arrivato, secondo, terzo, quarto, quinto. L'avete colta, no? La citazione? Molto bene. Danilo, male. La prima brutta prestazione di Danilo lì davanti, male. Dispiace anche la respinta che fa Danilo, è stupida nel gol dell'1-1, perché anche qua nei pulcini ti insegnano che mettere fuori i palloni li metti laterali, non centrali, perché centrali c'è il pericolo, laterali no. E noi continuiamo a mettere la centrale, l'ha fatta tre volte, alla terza abbiamo preso gol. Beh, ci sta che la terza prendi gol, quindi boh, 5 anche Danilo, secondo me. Bentancur, secondo me una buona prestazione di Bentancur, dove becca anche il palo all'ultimo con una super parata di Sirigu. Siamo sempre allo stesso discorso, se Bentancur non deve gestire il pallino del gioco e non deve fare il regista, è un buon giocatore. Quindi secondo me ha fatto una buona partita Bentancur da 6, però vorrei sapere che cazzo ride nell'intervallo, vorrei sapere che cazzo ride. Chiesa, immenso, ieri l'ho chiamato ira di Dio, confermo tutto questo, anche se oggi è Pasqua, e quindi forse è meglio non fare certe citazioni. Ira di Dio, ira di Dio. L'unico veramente che mi fa dire questo tifa Juve da sempre, no, questo era la sciarpa Juve merda qualche anno fa, giocava nella squadra forse che odia più la Juve nel mondo, e oggi questo è la Juventus. Questo è il calcio. Sette. Se non 7,5, migliore in campo. Morata probabilmente è stato rapito insieme ad Alexandro. Questo non è il vero Alvaro Morata, per favore non ditemi sta cosa. E c'ho ancora negli occhi il contropiede negli ultimi 10 secondi, che eravamo, boh, credo 7 contro 2. Siamo riusciti a darla a uno dei due del Torino, scegliendo un'opzione che non ha una logica. Ma questa è solo la punta di diamante dell'iceberg chiamato declino di Morata. Ultimamente, come sapete bene, nella mia testa c'è eventualmente di prolungare un altro anno di prestito, ma allo stesso tempo andare a cercare una punta che sul mercato possa essere titolare, perché Morata ci ha dimostrato che non può essere titolare della Juventus. Cristiano Ronaldo, penso che si prenda la sufficienza per il gol, poco altro, pochissimo altro, perché sì, anche Ronaldo non è questo. E se qualche tempo fa mi ho detto che il segreto per vincere lo scudetto è Ronaldo, dico che oggi il segreto per arrivare in Champions. Che tristezza. Che tristezza. Il segreto per arrivare in Champions è Ronaldo. Perché siamo Ronaldo. Noi quest'anno siamo Ronaldo. Tanti punti che abbiamo portato a casa sono di Ronaldo e di Chiesa. Quindi, Cristiano, per cortesia,
cerchiamo di almeno arrivare in Champions, perché se non arriviamo in Champions lo sai bene, lo sai meglio tu di me, qua non ci rimani. Poi ci sono Bernardeschi e Ramsey che entrano. Ramsey, poveretto, ne abbiamo già parlato, non penso sia colpa sua, il voto è secondo me un 5,5, non ha fatto niente di che, però me lo metti sulla fascia a un certo punto, vabbè. Bernardeschi, io, non è colpa di Bernardeschi, perché non è colpa di Bernardeschi, però in un calcio in cui c'è il VAR, nel quale il rigore te lo fischiano solo se lo vanno a rivedere, nel quale sei in vantaggio, nel quale puoi mettere un cross con il tuo piede forte, ma che cazzo ti butti per terra senza che ti abbiano toccato? Ma cosa fai, Federico? Non te lo fischiano questo calcio di rigore, lo vanno a vedere al VAR, dicono sei un coglione, ti becchi il giallo per simulazione. Era così palese che non ci sono neanche andati a vederlo al VAR, te lo sei beccato. Sei in vantaggio, metti una palla dietro al rimorchio, forte sul primo palo, dietro sul dischetto, fa qualcosa, ce l'hai sul tuo piede. Sei un giocatore professionista, in vantaggio sulla linea di fondo. Proviamoci almeno. Abbiamo uno schema che è quello di crossare in mezzo. Se quando arriviamo per crossare in mezzo sul nostro piede forte con i tempi giusti, cadiamo a caso, cercando un rigore che palesemente non c'è. E con questo concludo, perché voglio andare a fare una doccia e fare il pranzo di Pasqua. Tanti auguri. Buona Pasqua. Buona Pasqua.